Avvocato Mangia, questa mattina l'onorevole Scajola non si è presentato davanti al dottor Bogliolo, la vostra linea qual è? L'onorevole Scajola non si è presentato, si è avvalso della facoltà di non rispondere per una ragione molto semplice. Noi non conosciamo allo stato attuale della procedura la situazione e la realtà degli atti, possiamo conoscere solo quello che è stato pubblicato sui giornali e detto nelle varie televisioni e senza mancare di rispetto nei confronti di nessuno, ma sono ipotesi una più fantasiosa dell'altra, cioè chi parla di 4 milioni di differenza, chi parla di 3, di 2,5, quindi senza avere nozione precisa di quelle che possono essere le concrete ipotesi fatte dalla procura è perfettamente inutile venire e tentare di dare delle risposte. Quando gli atti saranno noti, quando saranno depositati, quando li potremo conoscere, l'onorevole Scajola è prontissimo a dare tutte le giustificazioni e i chiarimenti opportuni e necessari. Ecco, le cifre che lei citava, questi milioni di euro, fanno riferimento alla differenza che sarebbe tra quanto pagato l'onorevole Scajola per la ristrutturazione della villa di famiglia Villa Ninina e quanto la perizia dice che invece si sarebbe dovuto pagare, che sarebbe il valore delle opere fatte. E anche questo è un aspetto che non è chiaro, nel senso che qualche giornale ha parlato di una differenza di 4 milioni, altri hanno parlato invece di un costo complessivo e in 10 anni di 4 milioni. Non si sa quale possa essere. Fino adesso siamo fermi a quelle che possono essere le ipotesi della procura sull'avviso di indagini, che da un lato parlano di costi, secondo la procura, non secondo noi, intorno al 1.300.000, poi c'è la perizia che noi non conosciamo e che qualche giorno ha pubblicato intorno ai 2.800.000.